La non violenza stile di una politica per la pace. Questo è il messaggio lanciato da Papa Francesco in occasione della 50ª giornata mondiale della pace prevista per il prossimo 1 gennaio 2017. Così anche ad Andria, attraverso la Marcia della Pace, l'intera diocesi ha voluto riunirsi per soffermarsi sul tema della non violenza attiva. Centinaia i partecipanti che si sono presentati presso la parrocchia di San Riccardo, punto di partenza della marcia, e che si sono diretti in cattedrale per un momento di preghiera insieme al vescovo Monsignor Luigi Mansi. Non violenza che non è rassegnazione, ma che, come ha detto molto bene la docente poco fa, non violenza è impegno a vivere la vita in pienezza, senza lasciarsi travolgere da considerazioni negative e scoraggianti per tutto quello che di brutto si sente e si vede intorno a noi. Non violenza è l'esatto opposto di rassegnazione, è impegno a dare alla vita il meglio di noi stessi, sempre e comunque. E la storia ci insegna che questa non violenza alla fine vince. Rappresenta una cosa molto bella, io ammiro questi giovani perché affrontano appunto questo freddo che consiglierebbe di stare rintanati in casa o nei circoletti a passare le serate natalizie a giocare o a divertirsi, e invece questi giovani sono a testimoniare alla città che ci sono altri valori per i quali occorre impegnarsi senza rifugiarsi nel privato e senza rinunciare all'impegno. Partiamo da San Valentino, da un quartiere che nell'immaginario collettivo di Andria è il quartiere ultimo, il quartiere in fondo alla scala, perché è il quartiere più degradato, più abbandonato. Invece non è così, è un quartiere dove c'è tanta vita bella, proprio per merito delle scuole, della parrocchia e di tanta gente buona che si impegna. Partiamo di qui per testimoniare alla città che vogliamo dire che vale la pena impegnarsi, e qui dopo tanti anni di lavoro in questa direzione molte cose sono cambiate e cambieranno ancora.